Cavalier Mimmo Greco, barone di Vercello, ti ho pregato di venire qui sul palco. Ecco, è arrivato Mimmo. Mimmo, Mimmo. Vai là, là, là. Vai là, vai là. Allora, vai. Un grande amico di Francavilla che praticamente da 40 anni è emigrato in Inghilterra ha voluto omaggiare il simbolo della nostra città di Francavilla, che è il paese del drago. Lo consegno io come comitato gente di mare di San Francesco di Paola. Viva San Francesco! Bravo! Allora ringrazio l'amico, ringrazio anche Gianfranco, nonché tutti voi per la vostra presenza, perché se non ci siete voi non ha motivo di esistere questa festa. Vi ringrazio ancora per essere qui e faccio io un grosso applauso a voi. Dai segretario, grazie. E grazie per questo omaggio meraviglioso fatto a mano, vero? Dall'amico Pisera Giuseppe. Dall'amico Pisera Giuseppe. Sono sempre di più gli artisti che io conosco in queste serate magiche, li definisco magiche perché quando si socializza ci si vuole bene, quando c'è la musica si ama ancora di più, e quindi grazie ancora a chi è arrivato da lontano, da Parma, vero Giuseppe? Ho lavorato con l'azienda di Parma. Grazie, grazie. Ho lavorato con l'azienda di Parma, non vado prima, però io sono... Ho fatto 400 km per raggiungere questo sito e devo dire che l'ho fatto soprattutto perché ho conosciuto una persona straordinaria, grazie, davvero straordinaria. Grazie, grazie, grazie. Grazie Giuseppe, ma anche un ringraziamento particolare a François che è arrivato da Casablanca in Marocco con la sua famiglia apposta per questa serata. François! Voglio davvero dirti grazie e ti abbraccio, a te, alla tua famiglia, alla tua signora. Bravo! Ciao François, ti voglio bene. Che dire, Pino Luciano qua sempre con noi, Sant'Elena che lo mantiene sempre verde, sempre vivo. E sto facendo l'errore politico di parlare solo di poche persone, ma voglio bene a tutti voi e ringrazio tutti voi singolarmente. Non me li ricordi, che dire, di Paolo Davilla, il mio grande amico medico, la dottoressa Lospì, presidente UNESCO, Pippo Gallipo, e me lo stavo dimenticando, il presidente Gallipo, il re del tonno, gli amici ingegneri che hanno lavorato per il Cavaliere Tanzi, e Giulia, una favolosa, ecco, un'attrice, io la considero un'attrice, Giulia. E poi un plauso particolare alla mia famiglia e alle sue amiche che hanno, e alle amiche di mia moglie che hanno contribuito a rendere questa serata nel migliore modo possibile per farmi diventare grande. Grazie, grazie, grazie. Un altro ringraziamento particolare lo voglio fare al Cavaliere Colombo con i fuochi d'artificio, a Pino Galati che è venuto dalla Francia con la sua famiglia e ha portato il figlio che è un artista, un pittore, espone le sue tele a Londra, tra poco ne vedremo una. Grazie ancora all'artista che mi ha regalato il simbolo del drago, il simbolo di Francavilla, grazie. Adesso chiamerei, che dire, dopo questa poesia facciamo fare ancora un brano al maestro, al tenore Marino. Maestro, ti prego avvicinati, lo accogliamo con un abbraccio, con un applauso e un grande abbraccio mio personale.